Buongiorno e benvenuto nella aula lettura della scuola Leone Fontana. Io con la mia amica Matilde e con l'altra mia, con la mia classe quarta A, ti faremo delle domande. Sono 8 e sono un pochino difficili. Va bene, grazie. Il progetto si intitola Domande filosofiche per adulti strani. Va bene. E possiamo cominciare. Cominciamo. Come ti chiami? Ivan. Possiamo sapere l'età? 44. Che lavoro fai oggi? Faccio il professore. Era il lavoro che sognavi di fare da piccolo? No, io da piccolo ho desiderato fare tanti lavori, tra cui l'astronauta e lo scrittore. Però diciamo che il professore qualcosa in comune ce l'ha. Hai ancora un sogno nel cassetto? Beh, sì, certo. Ne ho tanti sogni nel cassetto. Ce ne puoi dire uno? Sì. Un sogno nel cassetto potrebbe essere rendere questo mondo dove viviamo tutti un po' migliore di com'è. Ma gli adulti sognano ancora? Gli adulti sognano, fanno sogni, secondo me, fanno sogni sia positivi che negativi. Fanno sogni intesi come desideri e fanno sogni intesi anche come paure. Gli adulti sono come i bambini da questo punto di vista. Però è vero che avendo vissuto tanto tempo già più dei bambini, si sono già confrontati con i propri sogni tante volte, secondo me, e hanno quindi sviluppato un rapporto particolare coi sogni. A volte molti adulti non ascoltano più i sogni, sia quelli positivi che quelli negativi. Invece i sogni possono darci una mano, secondo me, a orientarci meglio nel mondo. Oggi ti senti libero come quando eri bambino? Mi sento libero in maniera diversa. Devo dire che da bambino, nonostante effettivamente io fossi molto libero, non mi sentivo troppo libero in realtà, perché il mio immaginario, le cose che immaginavo, le cose che sognavo, che desideravo e anche quelle di cui avevo paura erano moltissime e ne avevo vissute pochissime. E questa differenza tra i sogni e la realtà che avevo finora, fino a quel momento vissuto, la percepivo come una mancanza di libertà. Di fatto in realtà ero molto libero di fare le cose che è bello fare, fondamentalmente, cioè vivere. Cioè, cosa si fa quando si vive? Si fanno due cose essenzialmente: ci si nutre nel corpo, ma soprattutto direi nello spirito, nella mente, e il nutrimento ha a che fare con imparare sempre cose nuove, conoscere, ma ha a che fare anche, io credo, con il giocare, quindi con il variare le cose che già si conoscono. E d'altro canto l'altra parte, diciamo così, della vita ha a che fare con il riprodurre la vita, quindi con il rapportarsi con le altre persone, e quindi amandole essenzialmente, amare chi si conosce, amare un fidanzato, una fidanzata, un partner, amare i figli. Però da bambino non potevo amare i figli, però potevo amare il restante parte delle persone che conoscevo, diciamo il contesto, la società nella quale vivevo, e quindi ero libero essenzialmente, ma non lo sapevo, e chissà che non lo sia anche adesso nella stessa condizione, libero senza sapere in fondo di esserlo. Che cos'è la libertà per te? Eccola, allora, che cos'è la libertà? Sulla libertà spesso si discute, appunto, se si ha la possibilità di agire senza avere delle conseguenze, cioè la possibilità di fare delle cose senza subirne gli effetti negativi. In realtà, secondo me, la libertà è più di questo. La libertà è la possibilità di agire. E anche prendendosi le responsabilità di ciò che si fa e quindi andando incontro alle conseguenze, sperabilmente positive, ma inevitabilmente spesso anche negative. Quindi, da questo mio punto di vista, la libertà è un senso di responsabilità attraverso il quale si può
si può fare delle scelte che tutti noi facciamo sempre, ma si può fare delle scelte in modo consapevole. Ecco, questo secondo me è la libertà. Ok, adesso ti facciamo una domanda totalmente diversa. Sì. Che cos'è la rabbia per te? Allora, per me, io posso dire di arrabbiarmi quando non riesco a fare le cose, cioè quando incontro degli ostacoli tra me e il mio obiettivo. Questi ostacoli più sono banali e più mi fanno arrabbiare. Quando un ostacolo è difficile, è complicato, in realtà mi stimola a trovare delle soluzioni. Quando invece l'ostacolo lo ritengo, forse ingiustamente, banale, semplice, ovvio, scontato, ma non riesco a superarlo, allora mi viene da arrabbiarmi. Questa è generalmente la rabbia che provo, diciamo, nella vita di tutti i giorni. Però forse, pensandoci bene un attimo, potrei anche dire che la rabbia potrebbe essere un senso di ingiustizia che non mi provoca il sentimento, l'emozione della rabbia, ma che devo dire che, come dire, concepisco come un sentimento di ingiustizia generale. Ok, è sempre negativa? E allora, nel caso della mia rabbia, quella che provo tutti i giorni, essenzialmente sì, perché dovrei, come dicevo prima, rendermi conto che se mi arrabbio a causa del fatto che un ostacolo mi impedisce di fare ciò che desidero, dovrei semplicemente rendermi conto che quell'ostacolo mi pone in realtà uno stimolo a superarlo. Invece, se intendiamo la rabbia nella seconda accezione, nel secondo modo di pensarla, come senso dell'ingiustizia, allora no. Allora la rabbia è un sentimento positivo, nel senso che è costruttivo, nel senso che il sentimento dell'ingiustizia spinge a cercare di creare un mondo più giusto. E allora in questo senso potremmo definire la rabbia un sentimento anche positivo, nel senso che può essere costruttivo. Qual è il segreto dell'amore e dell'amicizia? Quanto tempo abbiamo? Un paio di giorni? Allora, io insegno filosofia e la filosofia nasce in Grecia e ci sono tre parole che usavano i greci antichi per parlare dell'amore. Il primo è Eros, che prevede che l'amore sia una ricerca di completamento in altre persone, in cose che si amano, attività, situazioni, e quindi è una ricerca di qualcosa di diverso da noi, in questo senso l'amore, la ricerca di qualcosa che non abbiamo e che ci completa, qualcosa o qualcuno soprattutto direi, che ci completa, diverso pertanto da noi. Questo è Eros. Poi c'è Philein, cioè l'amore inteso come riconoscimento reciproco, inteso come ritrovare se stessi in qualcun altro e offrire a qualcun altro la possibilità di riconoscersi in noi. Questo genere di amore prevede una forma di uguaglianza e non di differenza, come invece prevedeva l'Eros. E infine c'è una terza parola, agape. Agape è un amore diverso dagli altri due, perché gli altri due hanno a che fare con una sorta di necessità, di bisogno proprio, individuale, in cui io desidero qualcosa per stare meglio io. Agape invece ha a che fare con il volere il bene di qualcun altro, volere il bene essenzialmente di tutte le persone che si incontrano, e si basa, io credo, l'agape sull'empatia, cioè sulla capacità di sentire ciò che sentono gli altri. È chiaro che non potrò mai sentire esattamente quello che sentono gli altri, potrò sentirlo in parte. E quindi se qualcuno soffre, un po' soffrirò anche io, pertanto il mio desiderio è quello di abbassare la sofferenza delle altre persone, in parte anche per abbassare la mia. Chiamiamolo un altruismo egoistico. Ok, c'è differenza tra amore e amicizia? Beh,
come dicevo prima, ci sono varie forme dell'amore. E l'amicizia è una, io credo, di queste forme dell'amore che più si lega al filein, alla uguaglianza, al sentirsi, al ritrovarsi nelle altre persone che ci sono simili. Quindi sì, c'è una differenza, ma hanno in comune la relazione sentimentale, in qualche modo. Cosa pensi quando ti viene in mente la morte? Cosa penso? Il buio. Dal mio punto di vista la morte è l'ignoto, ciò che non conosciamo, quindi una stanza buia, un bosco buio, la notte. E il rapporto con queste cose che sono sconosciute è fondamentale per me. Parte della mia vita l'ho dedicata a cercare di conoscere sempre più cose, migliorare la mia conoscenza del mondo e quindi inoltrarmi in quel buio. Che fa paura, perché il buio, l'ignoto fa paura, perché fondamentalmente possiamo proiettarci tutto quello che vogliamo, tutto quello che ci viene, tutto ciò di cui abbiamo paura possiamo proiettarlo sul buio. I nostri fantasmi li proiettiamo sempre nel buio, e cioè in ciò che non conosciamo, in ciò che sfugge al nostro controllo. Quindi la morte è il limite assoluto della vita, ma fa parte della vita in un certo senso, cioè non potremmo vivere se non morissimo, e io credo che sia fondamentale per riuscire a vivere bene, non dico accettare la morte, perché non si può accettare, forse non va accettata la morte, però tollerare la morte delle persone che ci sono care, ma anche la nostra idea del nostro morire. Tollerare questa idea ci può spingere, secondo me, a vivere meglio, a vivere più intensamente, a vivere quel che c'è da vivere nella vita, che sono le cose che ho detto prima, ossia amare essenzialmente, conoscere, giocare. Adesso ci puoi dire qual è il segreto della felicità? Eccolo là. Chissà se ce l'ho da qualche parte, il segreto della felicità, non lo so, il segreto della felicità forse è cercarla. Forse cercare la felicità, sapendo che spesso molte persone probabilmente intendono la felicità come una soddisfazione dei propri desideri, anche se io credo che il desiderio di per sé sia come un secchio bucato, più lo riempi e più si svuota, e quindi inseguire troppo la felicità non permette di trovarla. Anche se io credo che sia la ricerca non spasmodica, non frenetica della felicità che ci può permettere di trovarla. È qualcosa di complesso, stiamo parlando di qualcosa di difficile. Quindi io direi cercare la felicità senza inseguirla troppo. Grazie per essere venuto e speriamo di rivederti. Grazie. Sicuramente, grazie a voi. Grazie.